Buona domenica, la vostra domenica su Rete 8. Anche oggi un dolce, questa volta però preparato dai nostri chef Franco Franciosi. Buongiorno e buona domenica. Francesco D'Alessandro, che ci hanno tenuto compagnia tutta la settimana con delle ricette davvero strepitose. Facili, grazie. Rifacibili a casa, perché io lo dico sempre, per noi è importantissimo dare ai nostri telespettatori delle ricette che possono rifare a casa con tranquillità. Questa cosa è molto molto importante. Sì, anche per noi è importante comunicare qualcosa che poi le persone possono non solo vedere e apprezzare, ma anche poter riprodurre a casa. Assolutamente, perché diciamolo chiaramente, per chi è appassionato di cucina come me, se io vedo qualcosa che non posso rifare, io vado un po' in cascetta, insomma. Sì. È il modo migliore per allontanare le persone dalla cucina, quello. È vero. E allora, oggi che cosa facciamo? Oggi parliamo di un dessert. Sì. Semplicissimo. Okay. Utilizzando un prodotto di stagione come le fragole. Sì. E l'andiamo a abbinare con lo yogurt e una meringa al limone. Veramente poi aggiungiamo facile. Sempre un tocco fresco, il basilico. Allora, cominciamo da questa meringa che noi ovviamente abbiamo già preparato per tempi televisivi. Scusa, ma vorrei che Francesco dicesse qualcosa su questa macchina infernale, insomma, che ha deciso di utilizzare. Ma questo a casa ce l'abbiamo quasi tutti. Oramai è entrato nelle case di tutti. Sì. Sì, oramai è entrato nelle case di tutti. Questo è un sifone. È un sifone dove all'interno andiamo ad aggiungere yogurt e crema di latte. E poi aggiungiamo delle cariche. Quante quindi mettiamo? Gas, due cariche. Due cariche di gas. Questo è da mezzo litro, okay. Questo sifone. Poi lo andiamo a agitare, quindi questa massa, grazie anche alla crema di latte, okay. Si monterà. Quindi diventerà molto più spumosa e molto più leggera. Comunque a casa abbiamo tutti, cioè quasi tutti hanno il sifone, e questo secondo me anche grazie a trasmissioni televisive come la nostra, che hanno sdoganato anche a casa, quindi anche a livello domestico, l'utilizzo di alcuni attrezzi che prima magari a casa non avevamo. Però se non avessimo il sifone, come possiamo fare? Possiamo fare montare la panna in planetaria, okay. Poi andiamo a amalgamare con lo yogurt. Esatto, senza smontarlo. Quindi creiamo una mousse. Esatto. Ok, perfetto. Non diventerà così spumosa e reggiata, però comunque si alleggerirà molto il prodotto. Perfetto, quindi se abbiamo il sifone, utilizziamo il sifone. Se non l'abbiamo, procediamo con una semplice planetaria amalgamando bene yogurt e panna. E fin qui ci siamo. Però questa meringa mi intriga parecchio, soprattutto per questo colore così fashion. Molto molto bello. Ma l'ho preso poi in giro all'inizio. Perché? Perché è tipicamente femminile. Non diamo commenti. Si è presentato non questa meringa. Però. Vero? Beh, lui avrà pensato sicuramente a qualche donna quando ha realizzato questo dolce, vero Francesco? Ma avete una bianca, una rosa, così. Poi ho detto, vabbè, solo rosa. No, infatti è bella, anche perché credo che questa spuma sia bianca. Quindi anche per esatto, un discorso cromatico. Sì, poi rimanda all'uso rimanda al colore delle fragole. Ma come si fa? E poi andiamo quindi anche a recuperare degli scarti di fragole dove andiamo a essiccare, okay. Creiamo questa polvere, poi andiamo a fare una meringa con albume e zucchero. Semplice meringa. Buccia di limone, succo di limone, poi andiamo ad aggiungere, quindi a colorarla con la polvere di fragole. Okay. Andiamo a essiccare al forno, 110 gradi per circa 3 ore. E poi la possiamo spezzare in modo irregolare, quindi creare questa specie esatto, di terra. Esatto. Che poi ecco, noi abbiamo comunque fatto con lo chef pasticcere Fabrizio Camplone una ricetta proprio sulla meringa. Quindi insomma, io rimando sempre a quello che noi abbiamo già fatto, non ripetiamo sempre gli stessi passaggi pure per fare cose nuove e diverse. Per cui se volete fare una buona meringa andate sulla nostra playlist Chef in Cucina, trovate proprio la ricetta della meringa. A questa è stata addizionata solamente questa polvere di fragola disidratata, che si fa come? Mettendo le fragole in forno, gli scarti di fragole sì, in forno? Sì, a non una temperatura eccessiva, okay. Altrimenti si scuriscono. Okay. E poi le andiamo a frullare con... Per quanto tempo più o meno? Almeno un 4-5 ore a 65 gradi. Un po' come quando si fanno i pomodorini confit, insomma, esatto. Che devono asciugare. Sì. Altrimenti si può lasciare neutra. Altrimenti la lasciamo bianca. Ok. Per non consigliare quindi i coloranti. Esatto, perché qui praticamente il colore è completamente naturale. E questa è una cosa importantissima. Chimica zero, infatti. Quando possiamo evitare è sempre meglio... Evitare. Anche con la rapa rossa si potrebbe ottenere sì, questo con la colore. Rapa rossa, vero? Però insomma, qui c'era la fragola, quindi anche il gusto... Magari è anche interessante che c'ha quella parte terrosa poi. Oltre che alla cromaticità rossa intensa. Dobbiamo provarci.
Dici? Io non amo particolarmente quella terrosità della rapa rossa, però devo dire che in alcune situazioni sta bene, quindi bisogna provare. Allora, praticamente quindi abbiamo tutto. Poi abbiamo il basilico pure. Il basilico fresco. La presenza del basilico fresco. Andiamo a tagliare la julienne e lo andiamo a inserire proprio alla fine. Apprezzo molto io il basilico nei dolci, sai? Quindi, una volta che abbiamo fatto la nostra spuma di yogurt, poi questo è un attrezzo molto pratico perché ecco consente di praticamente abbattere i tempi e di avere una consistenza unica. E pure la conservazione, che si può conservare in frigorifero. Poi con l'aiuto di un coppa pasta. Io devo dire la verità, non ce l'ho, però lo voglio comprare. Però so che molti nostri telespettatori ce l'hanno, proprio perché a casa il livello si è alzato tantissimo. Sono bravissimi, veramente. È stato sdoganato e preso dal mondo dei barman, della mixologia, è stato portato in cucina negli anni 80, fine anni 80, da Ferrat Adrià, che tanti di voi conosceranno, che ha cominciato a usare il sifone in cucina. Bene, grazie per questa pillola, Franco, interessante davvero. Ok, quindi con l'aiuto di un coppa pasta andiamo a mettere questa spuma di yogurt. Che bella! Sembra quasi panna montata, semplice panna montata. Però yogurt. Però lo yogurt. Ma come fate a sapere che io adoro lo yogurt? Più leggero, non lo sapevate. Non lo sapevate? Yogurt e fragole, cioè. Io veramente a volte mi faccio, sai. Ci ha telefonato Morgan. Vi ha telefonato Morgan? Sì. Perché sa cosa mi piace? Beh, credo di sì. Io spesso mi faccio queste coppe di yogurt bianco dove aggiungo semplicemente fragole fresche. A me piace veramente tanto. Ok. Andiamo a tagliare la fragola. Andiamo a posizionare direttamente sopra. Quindi fragole fresche senza zucchero, esatto, senza niente. Sì, qua anche con tasse abbiamo l'acidità della fragola, dello yogurt soprattutto. È un dolce tra l'altro che pesa pochissimo, la parte tra virgolette grassa qua dello yogurt, essendo spumosa, pesa pochissimo. Sì, perché ce ne va di meno sostanzialmente, questo, cioè col sifone riusciamo anche a ridurre le quantità, giusto? Molto. Ah, e quindi comunque aumentare i volumi. Aumentiamo il volume, ne mangiamo di meno, quindi gli occhi si soddisfano subito. Esatto. Poi di conseguenza, tu sei una cosa psicologica. E quindi insomma, vale la pena, dai, compriamo sto sifone a casa. Va bene per stare a dieta. Ho fatto una julienne di basilico. Profumo. Sì, poi il basilico e fragole si sposano proprio bene. Sì. Togliamo il coppa pasta. Poi andiamo a dare quindi la parte dolce. Ah, ok. È anche croccante oltre che dolce, ma mazza quanto è bello. È proprio femminile, è proprio fashion. Mi stupisce che sia stato creato da un uomo questo dolce. Mi ci metto anche io adesso. Grazie. Prego. È veramente bellissimo, bello, fresco. Proprio un dolce che mi fa pensare poi a questa stagione, la stagione primaverile. Ormai siamo proprio anche in quella estiva, stiamo entrando. Io adoro le fragole. Ci siamo quasi. Facile, facile, facile. Cioè, lo potete veramente rifare a casa con pochissimo tempo. E che dire, grazie ai nostri chef, complimenti. Grazie a te Jennifer. Grazie Jennifer. E grazie a voi per essere stati insieme a noi. Mi raccomando, rifate questo dolce a casa vostra e fateci sapere com'è andata. Magari pubblicate una foto sulla nostra pagina Facebook. Vi aspetto sempre su Rete 8. A domani. Grazie. Ciao.